Ma io mi auguro che questo ordine del giorno, che è estremamente concreto, venga approvato, perché si parla spesso di investire sul futuro, di investire sui giovani, di investire sull'istruzione, ma per fare questo non si può prescindere da quelle che sono le necessità che sorgono e vengono evidenziate dal territorio. Il territorio lo ha detto in modo chiaro. La Giunta, qui ci sono le date, nel febbraio 2008 e poi ancora nel novembre 2008, aveva detto che questo istituto di Pantigliate Paolo era necessario, l'aveva inserito nella programmazione delle opere. Programmazione che era quella, programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011. Siamo però nel 2012, non essendo ancora stata fatta questa opera necessaria al territorio, mi pare del tutto evidente che sia necessario recuperarla per inserirla nella programmazione. Vorrei sperare che l'assessore Lazzati, che è qui presente come lo è spesso, poi intervenga dandoci quantomeno il suo benestare, dicendo che sì, sarebbe favorevole a trovare i fondi per queste opere e quindi rimettendosi magari alla volontà del Consiglio che gli può andare a fare un favore, nel senso che è evidente che le risorse economiche del suo assessorato sono quelle che sono, ma con questo ordine del giorno, qualora approvato dal Consiglio, ci sarebbe una volontà politica per venire incontro a tutte le parti, primis fra tutti il territorio, è un'esigenza del territorio. Io mi rivolgo a chi mi sta di fronte, al gruppo della Lega, che spesso ci ricorda quanto sia importante il territorio. Quello che sono le esigenze reali. Cosa c'è di più reale di un progetto come questo, di un istituto scolastico? È della Lega anche l'assessore all'istruzione, quindi a maggior ragione io vorrei che si aprissero le porte su questo ordine del giorno. Non mi dilungo oltre perché non vorrei essere controproducente. Quello di importante che c'era da dire, spero di averlo detto e spero di aver colto nel segno. Spero nel voto unanime di questo Consiglio su questo ordine del giorno. Grazie. Che abbiamo sottoscritto.